lo scudetto andrà molto probabilmente al Milan, ma l'Inter non ha nessuna intenzione di arrendersi. Non se lo strapperà dal petto senza lottare fino all'ultimo istante. Questo ha fatto capire a Cagliari, dove ha vinto in modo netto e chiaro, spingendo i sardi sempre più verso la B. Ha dominato il primo tempo e ha chiuso la partita nel secondo, mettendo in campo tutta la sua notevole qualità. Un solo dato, oltre ai tre gol ha colpito 4 volte il palo. Aveva un solo obiettivo, come la squadra di casa del resto, ovvero i 3 punti e ha saputo conquistarli senza troppa sofferenza. Ha battuto il Cagliari e anche il peso di una nuova pressione, scaricata sulla sua testa dalla vittoria del Milan sull'Atalanta qualche ora prima. È un errore clamoroso, una decisione anticalcistica, programmare le gare delle ultime 2 giornate in orari diversi, godono le TV, ci rimette il calcio. Sia chiaro, l'Inter avrebbe dovuto vincere comunque per sperare ancora nello scudetto, ma in questo modo lo ha fatto partendo da una posizione assai più scomoda. L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a DAZN per commentare la vittoria contro il Cagliari, più che oggi, penso alle emozioni di mercoledì, abbiamo vinto un trofeo cui tenevamo tantissimo. Oggi andava fatta una partita seria, non era semplice dopo la vittoria del Milan ma abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo segnato 3 gol e preso dei pali, abbiamo fatto bene e non era scontato contro un avversario che in casa è problematico. Sull'ultima giornata, sarà apertissima su tutti i fronti, penso che tutti si siano divertiti. A Udine e Cagliari abbiamo affrontato in trasferta 2 squadre toste giocando dopo il Milan e abbiamo vinto. Vogliamo giocarcela fino alla fine. Nel calcio non bisogna mai mollare, la squadra lo ha dimostrato sempre che non vuole mollare di un centimetro. Poi ho vinto uno scudetto all'ultima giornata con la Lazio. Su Lautaro, ha segnato 25 gol e ha fatto 13 reti nelle ultime 13 partite. Dopo la squalifica col Verona e la partita con lo Spezia non si è più fermato anche perché la squadra lo ha messo nelle condizioni di segnare. Non è una scoperta, ma quest'anno ha fatto il suo record di gol. È un giocatore importantissimo, è stato bravo perché in allenamento ha sempre lavorato al massimo anche quando non segnava. Sui rimpianti della stagione, se potessi rigiocare una partita, probabilmente sarebbe l'andata con Liverpool. Derby di ritorno? No, perché il Liverpool ha perso con noi l'unica partita del 2022. Senza quel rosso al ritorno. Poi penso ai titoli vinti e a quanto di bello tifosi e squadra mi hanno dato. Non immaginavo una stagione così, abbiamo fatto percorsi importantissimi e solo l'espulsione di Liverpool ha interrotto quello europeo che è stato magnifico. Punto il migliore in campo, Lautaro Martinez, 7,5 punto. Lautaro Martinez è l'uomo in più di un Inter che lotta disperatamente per lo scudetto. Oggi trova i gol numero 20 e 21 della sua stagione in Serie A, dimostrando di essere l'attaccante chiave dei nerazzurri.